un grande investimento, la sbloccata è stata approvata, quindi un ringraziamento a tutti i tecnici, al Consiglio Comunale, a tutti coloro che hanno lavorato. Credo sia un momento epocale per Montevarchi, per il Valdarno, perché è un ulteriore investimento, insieme ai tanti, io mi permetto di dire, che in questo momento stanno partendo, e quello di Prada, che poi è un investimento anche urbanistico, cioè un intero quartiere che viene riadattato, viene fatta manutenzione, si interviene sulle strade, sui marciapiedi, sui parcheggi, cioè si implementa il sistema ferroviario e anche determina e si ristruttura cose che erano state programmate anche da 20 anni. E poi io credo che Montevarchi sta cambiando volto, soprattutto anche adiacente al centro storico, per dare quello che è lo sviluppo economico, l'attività produttiva, l'incremento degli investimenti sul territorio. Sabato 3 ottobre si inaugura un'altra grande, io la chiamo sontuosa impresa, che è l'Unomaglia, dietro Siropane e Allevanella, che è un'impresa che dà lavoro a più di 100 persone. Ma abbiamo anche degli interventi in beni privati, i principali: lunedì partirà la completa ristrutturazione del cinema Guido Guerra, che ormai era tantissimi anni, quindi un ringraziamento alla parrocchia della Collegiata, a Don Claudio che ha con grande forza e grande attenzione quindi perseguito fondi per poter ristrutturare e riportare a nuovo anche il cinema Guido Guerra. Il cinema Politeama, anche quello, è già in fase di ristrutturazione interna, ma ora inizieranno ad attivare gli interventi esterni, e che si collegheranno in parallelo con lo Sferisterio, quindi con la nuova piazza che stiamo costruendo.